tutti. A volte mi capita che in cappella universitaria arrivino dei giovani che mi devono porre delle domande e mi dicono: padre, io vorrei comportarmi così perché lo sento dentro e sento che è qualcosa che mi farebbe bene a me, che è buono per me. Ma poi scopro che la Chiesa mi dice che non va bene perché bisogna comportarsi in un altro modo, che però, padre, non sento che è mio, non sento che mi aiuta, mi sembra una costrizione, mi sembra qualcosa di fabbricato che non è veramente mio. E allora, non so se a voi vi è capitato nella vita almeno una volta che qualche persona sia venuta a farvi lo stesso discorso. La prima risposta che almeno a me viene d'istinto è rispondere a quella domanda o situazione concreta che mi ha esposto questo giovane. Mi verrebbe da dirgli no perché sai, no perché questo, perché quell'altro, perché i comandamenti, che è una risposta giusta perché è vero che è così. Ma forse non stiamo pensando che quella persona gli manca qualcosa, gli manca quel contesto, quella terra buona su cui piantare quel seme di verità. Gesù Cristo, nell'ascensione, prima di salire al cielo, ci dà una risposta e la dà agli apostoli, ma la trasmette a noi attraverso i secoli e dice quattro cose che ci possono aiutare. La prima, dice agli apostoli: andate e fate discepoli. La seconda, battezzateli tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La terza, insegnate loro ad osservare quello che vi ho insegnato. Quarto, io sarò con voi fino alla fine del mondo. Vedete, noi a volte andiamo subito a insegnare quello che ha detto il Signore, oppure andiamo subito a fare i sacramenti, battezzare, fare la prima comunione. Ma ci siamo mai domandati se queste persone sono discepoli, cioè noi li abbiamo mai portati a conoscere Gesù e a fare ascoltare in prima persona quello che Gesù dice? Abbiamo mai preso un Vangelo e lo abbiamo aperto davanti e abbiamo detto: guarda Gesù che cosa dice, guarda come perdona Gesù, guarda come vuole bene agli altri Gesù, guarda la parabola del buon samaritano, guarda. E gli insegniamo poco a poco a essere discepoli? Solo chi conosce Gesù, solo chi intesse una relazione con Lui, allora potrà capire quello che sta dicendo, che la via è stretta, che la porta è stretta, che c'è una croce da caricare, che ci sono dei comandamenti da seguire. Ma quando riconosco che in Lui c'è quella persona buona, quel Dio Padre, riflesso nella faccia di Gesù, nel volto di Gesù, che mi ama, che mi vuole bene così come sono, allora in quel momento è diverso. Allora in quel momento posso dire: ci sono i sacramenti che ti aiutano, che ti danno la grazia, ci sono i comandamenti che non sono impedimenti, ma sono luci che ti accompagnano per la via che porta al paradiso. E poi c'è la quarta frase che serve a tutti noi, che vogliamo con entusiasmo trasmettere Gesù agli altri, ma a volte non riusciamo. Gesù dice: io sarò con voi fino alla fine del mondo. Non siamo soli. Non siamo soli in questo nostro mandato missionario che ci ha dato Gesù di andare e fare discepoli. Non siamo da soli a testimoniare la bellezza dell'amore di Gesù. Lui è sempre con noi fino alla fine del mondo. E allora buona ascensione del Signore a tutti. Thank you.